invito a prendere posto e diamo un po' di silenzio, diamo il via a questi lavori, a questo importante convegno organizzato dalla Regione Abruzzo. Il tema è connettere l'Adriatico, le reti denominate TEN-T, dal progetto politico all'attuazione. Attuazione di un accordo che è stato raggiunto il 28 ottobre scorso con il voto favorevole in seduta plenaria del Parlamento europeo sull'emendamento alla relazione su una strategia dell'Unione europea per la regione Adriatico e Ionica di Ivan Jakovicic, che ha legittimato la necessaria estensione dei corridoi della rete centrale denominati TEN-T ai territori della dorsale adriatica italiana. La regione Abruzzo, proprio sull'onda di questo voto favorevole, ha voluto costruire un'alleanza tra regioni ed enti che sono protagonisti della futura realizzazione di progetti strategici nell'area di interesse. Provvedimenti molto importanti, come capirete da soli. L'emendamento approvato contiene un riferimento al completamento del corridoio Baltico-Adriatico, include l'estensione dell'intera dorsale Adriatico-Ionica all'allungamento nord-sud del corridoio Scandinavo-Mediterraneo ed una migliore connessione tra la penisola iberica, l'Italia centrale ed i Balcani occidentali. Di questi temi vi parleranno gli illustri relatori che sono presenti questo pomeriggio. Abbiamo ben 14 relazioni, raccomando quindi interventi abbastanza brevi e diamo inizio ai lavori con l'introduzione di Camillo D'Alessandro, consigliere regionale delegato ai trasporti. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui e soprattutto grazie ai nostri ospiti graditissimi che hanno raggiunto l'Abruzzo, una regione adriatica, per condividere con noi, con voi insieme, un appuntamento, una data, una giornata, quella di oggi, ma che in realtà racconta tante giornate, tanti appuntamenti consumati, per i quali noi possiamo veramente evocare, invocare l'appellativo di storico. C'era una storia già scritta, consumata, che pareva non essere modificabile. C'è stato un grande lavoro delle regioni adriatiche, c'è il presidente, lo cito per tutti, il presidente della regione Puglia, che ringrazio, Michele Emiliano, dove, avvalendoci di questa straordinaria leale collaborazione tra regione e territori, siamo riusciti ad essere più regioni che diventano Italia, più Italia che diventano Europa, per diventare e per cogliere un obiettivo straordinario, che non è un segno su una carta geografica, ma quell'allungamento significa allungare i diritti di una parte d'Italia, di una parte di Adriatico, il diritto all'opportunità e, se mi consentite, anche il diritto all'ambizione. Perché l'emendamento approvato, frutto di un lavoro che verrà raccontato, che passa attraverso le commissioni parlamentari europee, che arriva al Parlamento europeo, che trova nel governo una straordinaria sponda per fare in modo che ciò che non era diventi, ed è qui la presenza di sottosegretario Gozzi che ci aiuta a testimoniare, grazie, la capacità di essere squadra e, quando si è squadra, di cogliere dei risultati. Dicevo, il diritto all'ambizione, perché stare lì dentro significa potersi finalmente sedere con qualunque governo nazionale per trattare ruoli e funzioni di una parte delle regioni adriatiche dentro una regione più grande che è la macro regione Adriatico-Ionica. Cambia la storia per i nostri cittadini, cambia la storia per gli abruzzesi di domani, per i cittadini adriatici di questa parte d'Italia, del centro-sud d'Italia, che prima era esclusa e che oggi viene inclusa. Cambia la storia delle opportunità, cambia la storia delle infrastrutture. Noi diventiamo ponte, collegamento, giochiamo partita dentro un cambiamento mondiale. L'Europa
agisce e reagisce in modo positivo di fronte al cambiamento mondiale organizzando una grande piattaforma U rovesciata, la macro regione adriatico ionica, che si candida ad incrociare i nuovi flussi, i nuovi traffici derivanti dai paesi nuovi produttori del mondo che non sono più collocati nell'occidente del mondo ma sono collocati nell'oriente del mondo e nel Mediterraneo del mondo sempre di più per quanto riguarda le derrate alimentari e che arrivano in Europa attraverso la funzione del Mediterraneo, dunque dell'Adriatico. Con questa scelta noi non siamo più un punto su una cartina geografica, ma diventiamo funzione. Oggi celebriamo proprio questo, questo territorio ampio che oltre la regione diventa una funzione per l'Europa, per il mondo. Grazie e buon lavoro. Grazie a Camillo D'Alessandro, consigliere regionale delegato ai trasporti, e diamo il via agli interventi. Iniziamo con Francesco Cocco, che è il coordinatore del progetto denominato IPA Adrigov della Regione Molise. Grazie, buonasera a tutti. Recupererò anche sui tempi che il Presidente D'Alfonso ci ha dato, giusto per dire che in un contesto così ampio tutti gli strumenti devono essere messi al posto giusto. Per anni le regioni hanno chiesto di avere un contesto istituzionale che veniva richiamato dal consigliere D'Alessandro e che l'Unione Europea riconoscesse. Questo risultato lo abbiamo raggiunto, c'è una strategia per un'area molto più ampia di 8 governi e però a noi adesso il salto di qualità è il saper cogliere le occasioni. Io voglio farvi solo due esempi, intanto ringraziando il Presidente D'Alfonso di aver creato l'ennesimo grande evento che fa toccare con mano quello che significa una strategia, significa disegnare confini più ampi. E grazie anche alla Regione Abruzzo che guida un programma importante come l'IPA Adriatic con la sua autorità di gestione. Due esempi: quando i territori non riescono a farcela all'interno dei propri stati, il chiedere una strategia, il chiedere di avere un contesto più ampio significa fare un salto di qualità come decisori locali, ma significa cogliere delle occasioni. Lo voglio fare con questo esempio. Il Presidente D'Alfonso in meno di un anno di governo regionale, con la sua forza, con anche il suo modo di convincere, è riuscito a ribaltare sul tavolo internazionale due tematiche che forse sul contesto nostro italiano interno avrebbero avuto qualche difficoltà. Quello di cui parliamo oggi, e cioè del rimettere un pezzo d'Italia, perché non è solo Abruzzo, è anche Molise ed è anche Puglia, in un contesto giusto. Era antistorico quel buco della dorsale adriatica che si fermava ad Ancona e manteneva questo vuoto. Però a livello interno qualche difficoltà c'era, a livello europeo questo è il contesto giusto e si sta sulla strada giusta. Lo dico facendo un secondo esempio, so dell'impegno dei presidenti su una tematica molto più complicata che quella delle trivelle, ma che è anche lì ha il contesto internazionale che può venire incontro a quelli che poi sono invece le politiche interne di ogni singolo Stato. Gli strumenti ci sono programmi, ci sono network, ci sono associazioni. Io mi fermo qui perché tra l'altro nel parterre molto ben fornito quest'oggi ci sono anche il Presidente Dobroslavic e il Presidente Dalipi che sono appena stati eletti Presidente dell'Euroregione Adriatico-Ionica e Vicepresidente dell'Euroregione Adriatico-Ionica, sono Presidente croato e Vicepresidente albanese e l'altro Vicepresidente vicario di questo network di 26 regioni che festeggerà quest'anno i 10 anni di vita e che è stato un network che con tutti i protagonismi, dalla Puglia a Salire, a Friuli, Venezia, Giulia, ha consentito anche il risultato della strategia. L'altro Vicepresidente neoeletto è il Presidente di questa regione, il Presidente Luciano D'Alfonso. Grazie. Francesco Cocco, ed ora chiamiamo all'intervento Nicola Dobroslavic, che è il presidente dell'Assemblea Generale dell'Euroregione Adriatico-Ionica e presidente della Contea di Dubrovnik. Avrà con sé anche un interprete. Buonasera a tutti. Il mio italiano non è così bene, io parlerò in mia lingua croata. Čestitam kolega D'Alfonso, predsjedniče regije Abruzzo,
na izvarenoj ideji organizacije ovakvog sastanka ovdje. Intanto mi complimento con Presidente D'Alfonso, Presidente della Regione Abruzzo, per eccellente idea di organizzare questo incontro. Mi smo jutro imali ovdje jedan drugi sastanak predsjedništva Jadransko-Jonske Euroregije i upravo smo imali sličnu temu na tom sastanku. Noi stamattina abbiamo avuto una riunione operativa della regione Adriatico-Ionica e abbiamo trattato lo stesso argomento che sarà trattato oggi pomeriggio. Utvrdili smo da je prioritet rada Jadransko-Jonske Euroregije u ovoj godini upravo prometno povezivanje Jadransko-Jonske regije. Abbiamo definito quale priorità di lavoro della regione Adriatico-Ionica per l'anno in corso la maggiore connettività tra le due sponde. U strategiji za Jadransko-Jonsku regiju, dakle Europske unije, govorimo o 4 stupa, ali smatramo da je prvi i glavni stup upravo povezivanje, jer on omogućuje razvoj u sva preostala 3 stupa. Nella strategia della macro regione Adriatico-Ionica ci sono 4 pilastri che naturalmente di altrettanta importanza, ma il tema della connettività è principale perché è propedeutico agli altri. Večeras ovdje govorimo o povezivanju sjever-jug i istok-zapad na Apeninskom poluotoku. Stasera qui parliamo della connettività nord-sud e est-ovest della penisola appenninica. Questi problemi abbiamo i u drugom dijelu naše regije, na istočnoj obali Jadrana. Ma la stessa problematica noi abbiamo dall'altra parte, dalla parte dell'est, dall'altra sponda dell'Adriatico. To je jedinstveni projekt koji ćemo zajednički gurati naprijed. Quindi si tratta di un unico progetto che spingeremo insieme avanti. Mi ćemo učiniti sve da u svibnju mjesecu u Dubrovniku na forumu za Jadransko-Jonsku strategiju upravo nametnemo raspravu o ovoj temi. Quindi faremo di tutto per imporre questo tema a maggio a Dubrovnik nella riunione del forum dell'Adriatico-Ionico. Čestitam na ideji da se danas potpiše sporazum ovih regija u Italiji i italijanske vlade i to svesrdno podržavam. Mi complimento anche l'idea di fare protocollo d'intesa tra regioni italiane e il governo italiano e da parte nostra tutto il sostegno a questa iniziativa. Još jedno zahvaljujem i čestitam kolegi D'Alfonso na ovoj ideji i želim skup uspješan rad. Ancora una volta ringrazio tutti e saluti a tutti. A grazie a Nicola Dobroslavić, dunque la penisola balcanica è protagonista di questo importantissimo progetto. E sentiamo adesso l'intervento di Aldrin Dalibi, che è il vicepresidente dell'Assemblea Generale dell'Euroregione Adriatico-Ionica e presidente della regione di Tirana. E a lui chiediamo quali saranno gli interventi che la sua regione metterà in campo per questo progetto. Ed è un capo della nuova classe dirigente albanese. Allora, siamo tutti ottimisti con il presidente Dobroslavić e anche il presidente D'Alfonso, perché siccome lui corre, anche noi corriamo dietro di lui, abbiamo iniziato da Abruzzo. Lo dico questo perché un mese fa a Bruxelles, quando lui ha detto che noi dobbiamo passare dai progetti, dalle cose politiche nei progetti concreti, qualcuno nella sala ha sentito, però non è che ha capito che succedeva questo che succede oggi. Tra un mese abbiamo fatto un passo avanti, insieme con il Presidente e Vicepresidente, un mese dopo saremo a Dubrovnik, al marzo saremo a Tirana di spingere forte questo progetto perché crediamo tutti con il cuore che dobbiamo creare, come D'Alfonso dice,
il cittadino dell'Adriatico, e quel cittadino dell'Adriatico di avere una mentalità, di avere un senso di vita, di scambiare le esperienze, tutti i progetti, di andarsi avanti insieme. Io vengo da Tirana, che è un paese davanti a voi. Il presidente Dobrodanić viene da Dubrovnik, che è vicino da noi, e così insieme possiamo creare quel rieti di cambiare il senso positivo della vita, perché noi sappiamo oggi che tutta l'Europa c'ha davanti le sfide che vengono ogni giorno, e la sfida di oggi è emigrazione. E se noi andiamo su tutte queste sfide, non guardiamo che succede nelle nostre vite. Per quello noi spingiamo forte i progetti e le cose che oggi stiamo parlando, per passare nelle cose concrete. Molto presto a Tirana organizziamo un appuntamento con organizzazioni di business, agricoltura, con Molise, Abruzzo, forse queste cose le facciamo anche a Dubrovnik, per le reti stradali, diciamo dalle nostre parti, il governo, anche noi stiamo lavorando molto per andare sull'autostrada. Noi stiamo lavorando molto stretto con Montenegro di creare quel corridoio e di stimolare un po' anche i progetti nel campo di turismo. Ci sono tante cose che vogliamo fare, tante cose concrete, ma li facciamo oggi un messaggio chiaro anche europarlamentari che ci sono qui, che devono credere in quel progetto, devono spingere quel progetto, e io vi ringrazio davanti a tutti, anche europarlamentare che è qui con voi, che ha dato senso a quel progetto grande. Così che auguro un buon pomeriggio, un buon lavoro a tutti. Ringrazio anche una volta Luciano D'Alfonso che l'ha fatto tutti riunire di parlare oggi insieme a lui, al Presidente, per le nostre idee e per i nostri progetti nel futuro. Grazie a tutti. Grazie ad Angelin Dalippi. Forse non tutti sanno che uno dei protagonisti principali di questo progetto, oltre al Presidente D'Alfonso che l'ha fortemente voluto, è stato l'onorevole Ivan Jakovčić, che è relatore al Parlamento europeo della strategia per la macroregione Adriatico-Ionica. È stato grazie alla sinergia del lavoro dell'onorevole Jakovčić e del Presidente D'Alfonso che si è riusciti a recuperare una situazione che sembrava ormai disperata. Quanto è stato difficile, onorevole Jakovčić? Luciano mi telefonava ogni mezz'ora, è chiaro quanto era difficile. Comunque siamo qui a sognare insieme un sogno che abbiamo voluto insieme, abbiamo voluto sognare questo connettere l'Adriatico, l'ho voluto Luciano D'Alfonso, che davvero mi telefonava almeno una volta alla settimana chiedendo: ma ci sarà questo nella tua relazione o non ci sarà? Ci sarà questa TNT o non ci sarà? Comunque oggi, caro Luciano, abbiamo le carte in regola, abbiamo questo tuo sogno, nostro sogno, finalmente qui, l'abbiamo portato anche a Pescara, lo porteremo anche nelle altre parti dell'Adriatico e del Mare Ionico, perché oggi abbiamo finalmente questa decisione, prima dalla Commissione e adesso anche del Parlamento europeo. Ma l'Adriatico non è solo l'Italia, l'Adriatico non è solo nord e sud, l'Adriatico vuol dire anche est e ovest. E se Luciano tu hai un sogno di connettere la penisola appenninica nord-sud, io ho un sogno di connettere questo nostro Adriatico est-ovest. Perché sicuramente questo mare, che era un mare muro per decina d'anni, oggi deve essere, e è, grazie a Dio, finalmente un mare d'amicizia e un mare di pace, ma un mare che ha bisogno di noi. Noi dobbiamo ritornare e parlare del mare, dobbiamo parlare dell'Adriatico, perché questo è quello che ci connette, il mare è quello che ci connette. E noi dobbiamo, in questa aula, in tutte le aule dove parleremo, dobbiamo parlare proprio di questo mare.
di queste nostre onde, di questi nostri venti che abbiamo su questo nostro mare. Io sono convinto che se dimentichiamo l'Adriatico, se dimentichiamo il mare e se danneggiamo ancora di più il mare, non sarà buono per il nostro futuro, perché questo mare è davvero un mare claro, come diceva Prodi ai tempi quando era presidente della Commissione. Per questo io invito il governo italiano, che gioca un ruolo chiave nella questa strategia, è lanciata anche durante la presidenza italiana dell'Unione Europea. E mi ricordo quando nel 2010, ancora con Iorio e con Di Stasi, che è anche qui con noi, uno di quelli che ha fondato la Euroregione Adriatica, quando parlavamo di lanciare questa strategia, visto che abbiamo già avuto il lancio della strategia baltica. Quella volta nel Comitato delle Regioni ci hanno detto dobbiamo aspettare la presidenza italiana. E il governo italiano, insieme con Renzi e altri ministri, anche il sottosegretario Gozzi, hanno lanciato finalmente questa strategia. Ma questa strategia deve diventare una strategia per tutta questa parte dell'Europa, dove l'Italia ha un ruolo chiave. Così la vedo, almeno la vedo io, perché non dimentichiamo che la regione Puglia ha più abitanti che la Croazia, la regione Emilia-Romagna ha più abitanti dell'Albania, la regione Veneto ha più abitanti della Slovenia. Allora abbiamo questo, dobbiamo trovare una nuova sinergia e dobbiamo trovare anche il giusto bilancio di questa strategia. E per questo sono convinto che quello che, quando si parla delle strategie in Europa di macro regione, si dice sempre i tre no: no money, no structure e no legislation. Posso anche capire, e sono anche d'accordo, che non ci occorre una nuova legislazione, che non ci occorre forse neanche nuovi soldi per finanziare, perché ci sono dei fondi che dobbiamo coordinare e crearli e metterli insieme. Ma un tipo di struttura, se vogliamo realizzare la strategia, ci occorrerà. Io qui voglio alla fine dire la cosa, come la vedo io come relatore, più importante per realizzare questa strategia. Chi sarà il proprietario di questa strategia, il cosiddetto ownership di questa strategia? Saranno gli stati, saranno le regioni, sarà una combinazione? Noi dobbiamo trovare quel forum, quella possibilità di avere qualcuno che sarà davvero responsabile per la implementazione di questa strategia. Se no, avremo di nuovo solo belle carte scritte e fatte bene, ma non tanta realizzazione. E qui anche di nuovo invito il governo italiano di pensarci sopra e davvero di, al più presto possibile, con altri governi, con le regioni italiane, di trovare la soluzione chi sarà il proprietario di questa strategia. Perché vorrei davvero sognare il sogno che questo nostro Adriatico, questo nostro mare, diventi davvero un mare di pace, ma anche di frutti per tutti noi. Grazie mille. Grazie mille. Ed ora la parola a Stefano Bonaccini, presidente della conferenza. Sta arrivando, quindi dobbiamo far slittare l'intervento del presidente della conferenza Stato-Regioni, vice D'Alfonso, 5 minuti. Dunque chiamiamo allora l'onorevole Massimo Paolucci, che è stato uno dei sostenitori importanti dell'emendamento sull'estensione delle reti cosiddette TEN-T al Parlamento Europeo. Prego, onorevole. Grazie e buonasera. Discutevamo prima con Luciano D'Alfonso e non svelo nessun segreto. L'emendamento che abbiamo approvato nel Parlamento Europeo, grazie al lavoro di squadra che abbiamo fatto, è un emendamento di 8 parole, incluso il prolungamento dell'intera dorsale ionico-adriatica. Un emendamento di 8 parole ha riaperto una discussione che qui abbiamo da decenni. Abbiamo sconfitto resistenze e abbiamo riacceso i riflettori su una grande questione, che non è una questione di campanile, non è una questione locale, è una questione che interessa il sistema Italia. Abbiamo posto il problema di come tutti parliamo di Mediterraneo,
di come questo Mediterraneo possa stare insieme. Abbiamo posto il problema di come quello che avviene ad est possa essere collegato con quello che si muove ad ovest. Non una piccola questione locale, ma una questione che interessa il sistema Italia. E siamo andati sul punto, sul punto. Ci sono le reti europee, ci sono tre dorsali che scendono verticalmente, c'è la dorsale meridionale, però quella che scende sulla dorsale adriatica è un quadrato al quale manca un pezzo, si ferma a Ravenna e invece deve scendere giù fino a Brindisi. E abbiamo parlato di dorsali e abbiamo parlato, come più volte, di collegamenti trasversali. Il governo, le ferrovie stanno facendo bene, la Napoli-Bari, e poi c'è il problema della Ortona-Pescara-Civitavecchia, Fano-Grosseto, una grande questione che riguarda il nostro futuro. Traffici che aumentano a est, i Balcani che ripartono, il raddoppio del canale di Suez, l'Italia in mezzo che può essere un ponte. Questa è la grande partita che stiamo giocando. E questo sforzo, questo lavoro che con l'ottima direzione di Iacovici abbiamo fatto, quel che diciamo per la dorsale adriatica vale per la dorsale balcanica. Noi abbiamo bisogno di due pilastri per fare il ponte, da una parte i Balcani e da una parte le nostre terre. Io credo che se ci muoviamo così possiamo portare risultati. L'emendamento è stato solo il primo passo, adesso dobbiamo andare avanti. C'è bisogno di fare un check sulle opere già programmate, alcune opere sono già finanziate. C'è bisogno di utilizzare bene, una piccola cosa, ma è un segnale, la colle che si apre a febbraio del programma Adrion. Insomma, dobbiamo dare continuità al nostro lavoro. E finisco dicendo, dobbiamo farlo come abbiamo fatto in questi mesi. Guardate, questa vicenda, al di là del merito, io credo che dia un segnale importante di come può funzionare il sistema Italia. Le regioni insieme, non in una miope concorrenza, ma insieme, perché parliamo di questioni che hanno una scala sovraregionale. Il governo, Sandro, che ha lavorato tanto con noi, voglio qui ringraziarlo pubblicamente perché la notte prima del voto, in un momento difficile, ci ha dato una grandissima mano. I sindaci, i parlamentari europei, ecco, il sistema Italia. Se noi ci muoviamo così non ce n'è per nessuno e possiamo portare risultati a casa. Grazie. Grazie all'onorevole Paolucci. Dunque, l'onorevole Paolucci, tra le altre cose, ha detto c'è bisogno di fare un check. Quindi lasciamo un attimo la parte politica, chiamiamo i tecnici, gli esperti. Quindi chiamo l'ingegner Maurizio Gentile, l'amministratore delegato della rete Ferrovie per l'Italia. Buonasera, ben rivisto. Allora, a lei ovviamente chiediamo investimenti, modello di fattibilità di questo progetto, tempi tecnici, ci dia insomma più chiarimenti nel concreto. Grazie. Grazie per l'opportunità di spiegare un po' quello che stanno facendo le ferrovie, Rete Ferroviaria Italiana, per il progetto TEN-T. Cominciamo col dire una cosa: la Rete Ferroviaria Italiana ha sempre creduto che il corridoio adriatico fosse un corridoio core e non un corridoio comprensivo, come è sempre stato detto. E proprio seguendo questa convinzione, noi su questa direttrice abbiamo già iniziato da tempo a fare delle cose. È evidente che il corridoio adriatico incontra territori diversi dell'Italia, incontra all'inizio zone molto più industrializzate e molto più antropizzate, cominciano ad incontrare il porto di Trieste, scendendo giù poi Venezia e poi Ravenna. Però noi ci siamo concentrati nel corso degli ultimi anni proprio sulle cose più assurde. Facendo cosa sostanzialmente? Scusate se vado per ordine, ma tecnicamente bisogna seguire poi un filo logico. I corridoi TEN-T, che sono sia corridoi per la mobilità dei viaggiatori che per la mobilità delle merci, fanno parte di un network europeo che viene gestito secondo appunto la logica dei corridoi, perché il governo di ciò che ci si muove sopra ha una visione generale, quindi sovranazionale.
Allora noi, avendo una porzione di territorio che era già adeguato, ci siamo concentrati su quello che non lo era. Cominciamo quindi con alcune questioni. Prima di tutto, gli standard di interoperabilità europei stabiliscono alcune caratteristiche che le linee devono avere in comune. Se parliamo di merci, la prima caratteristica che devono avere è la sagoma, cioè quindi la capacità che un treno che parta da Helsinki, ad Amburgo, ecco, possa arrivare fino magari a Taranto senza incontrare ostacoli. Allora ci siamo concentrati sulla sagoma, siamo intervenuti sulle gallerie della linea adriatica, per fortuna ce ne sono poche, ma c'erano, ci sono, la galleria cattolica, la galleria castellana, che sono già adeguate alla massima sagoma europea, la cosiddetta P80, quindi 4 metri di altezza allo spigolo di un carico trasportato. Nel corso di quest'anno, forse nei primi mesi dell'anno successivo, completeremo anche i lavori della galleria di Ortona, quindi tutta la direttrice adriatica, dal valico di confine fino a Taranto e a Brindisi, sarà adeguata a carico PC80. Non parliamo poi del peso assiale. Il peso assiale sulle nostre linee è già 22 tonnellate e mezzo per asse, che è il massimo carico richiesto dai corridoi TEN-T. Mi fermo qua perché queste sono le due caratteristiche che l'Europa chiede alle reti europee. Abbiamo poi comunque cominciato e continueremo a fare degli interventi sulla lunghezza dei moduli delle stazioni. Significa la lunghezza dei binari sui quali un treno merci si può fermare, perché un treno merci, per essere competitivo, deve essere lungo almeno 700 metri, 740 metri, e quello stiamo facendo. Stiamo quindi intervenendo sui piani di stazione di alcune città e di alcuni grandi nodi che si sviluppano su questa direttrice, sicuramente Trieste, sicuramente Ancona, Pescara, Vasto, poi di Vasto parlerò, Taranto, con gli interventi sulla zona di Cagioni. Stiamo intervenendo poi, visto che qua si parla di Adriatico Ionico, con la sistemazione del collegamento Taranto-Metaponto-Paola, perché questo sarà il collegamento che consentirà al porto di Gioia Tauro di connettersi con un sistema transeuropeo con il nord Europa, passando dall'Adriatico, perché una cosa che forse molti non sanno è il corridoio adriatico quello che ha le caratteristiche per raggiungere il nord Europa, non il corridoio tirrenico, perché il corridoio tirrenico ha dei vincoli che sono fortemente condizionanti, cioè richiederebbero miliardi di euro di investimento per consentire di essere sfruttati con un corridoio europeo. Il corridoio adriatico no, ha già queste caratteristiche, quindi era logico che si prendesse questa decisione che è stata presa, perché è l'unico modo per cui poi la gestione commerciale del corridoio adriatico possa consentire sicuramente di far sviluppare i traffici che sicuramente saranno generati da Gioia Tauro, che ricordo che è l'unico porto d'Italia al momento che ha i pescaggi sufficienti per le grandi navi transoceaniche che passeranno dal canale di Suez potenziato, sicuramente da Taranto e da Brindisi a risalire da Bari, e poi il porto di Vasto, Ancona, Pescara e così via a risalire. Stiamo investendo molti, molti finanziamenti e non li enuncio. Ricordo soltanto una cosa che per la direttrice adriatica è fondamentale: il completamento del raddoppio tra Termoli e Lesina. Troppo tempo è passato, solo questo progetto ha un valore di oltre 500 milioni, 550 milioni, 10 milioni sono già disponibili per il primo lotto che andrà da Lesina a Chieuti, ma con il contratto di programma 2016 che RFI sottoscrive con il MIT sono già previsti i finanziamenti per il completo raddoppio fino a Termoli, avendo ormai un progetto
anche approvato. Quindi questa è un pochino in estrema sintesi quello che c'è. Rete Ferroviaria Italiana può dire oggi che le cose che ha fatto e le cose che sta facendo, ricordo un investimento a grande valore aggiunto e a basso costo, 350 milioni da Bologna a Bari, che consentiranno di ridurre i tempi di percorrenza tra i 45 e i 60 minuti, soltanto intervenendo sulla tecnologia. Quindi per dare un occhio anche a quello che può essere la risposta al servizio viaggiatori, che comunque con l'introduzione degli ETR 500, del Frecciarossa sulla direttrice adriatica, ha dato un segno anche di ulteriore attenzione, di ulteriore presenza su questa direttrice. Concludo dicendo semplicemente questo, che Rete Ferroviaria Italiana ovviamente non ha un ruolo politico ma un ruolo tecnico, quindi sicuramente la macroregione adriatica che si è costituita e che ritengo prenderà degli impegni politici per portare a compimento questo progetto avrà bisogno anche di un supporto tecnico, parliamo di corridoi TEN-T, quindi parliamo di corridoi ferroviari, e Rete Ferroviaria Italiana sicuramente è disponibile a collaborare per la estensione dei migliori progetti possibili. Grazie. Grazie ingegner Gentile, e do la parola alla dottoressa Maria Margherita Migliaccio, che è direttore generale per lo sviluppo del territorio, programmazione e progetti internazionali delle reti TEN-T del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Buonasera. Sì. E a lei chiediamo ovviamente a che punto è il progetto nel Ministero, a che punto ci troviamo. Io devo chiedere una cortesia alla platea. Dobbiamo raccogliere silenzio anche in fondo, perché sennò sembra quasi una battaglia tra Guelfi e Ghibellini. Il silenzio qui è il rumore in fondo, che assomiglia al consenso, ma ci vuole silenzio. Grazie. Spero che la mia voce arrivi fino in fondo. E comunque desideravo ringraziare anche da parte del Ministro Delrio e del Sottosegretario De Caro per l'invito che il Presidente D'Alfonso ha rivolto al Ministero e per quanto ha caldeggiato la presenza del Ministero. Io stessa devo dire che per impegni non potevo essere presente oggi, ma l'intervento del Ministro e del Sottosegretario hanno molto caldeggiato la mia presenza oggi, proprio per dimostrare l'interesse che ha il Ministero per la strategia adriatico-ionica sulla quale sta lavorando con la Presidenza e col Ministero degli Esteri già da alcuni anni. La novità dell'emendamento è molto importante per l'impulso di questa strategia, che è stato evidenziato negli interventi che mi hanno preceduto, l'importanza per raggiungere i risultati, quindi per arrivare a un finanziamento e a delle regole che consentano di concretizzare la strategia, di una governance forte, perché soltanto attraverso una governance forte di questa strategia è possibile imporla a livello europeo. Fermo restando la strategicità che la strategia stessa per il nostro paese, perché questa è indiscussa e indiscutibile, era a noi presente anche durante tutto il periodo in cui abbiamo avuto rapporti con la Commissione europea per la predisposizione dei nuovi corridoi e soprattutto per la definizione del corridoio scandinavo-mediterraneo, che purtroppo ha visto esclusa proprio quella parte che la strategia vuole includere quanto prima sui corridoi transeuropei. Le difficoltà che ci hanno condizionato nell'inserimento di questa porzione sono state determinate soprattutto da una serie di parametri previsti dai regolamenti comunitari,
parametri che all'epoca la regione Abruzzo, come la regione Puglia, che si sono viste escluse, non avevano, perché si trattava di parametri di tipo quantitativo. La strategia, proprio perché mette insieme tutte le regioni interessate, è uno strumento che darà la possibilità e la forza di poter realizzare questo progetto. Noi come MIT sono anni che caldeggiamo le macro regioni, cioè l'unione di più regioni che facciano dei progetti che siano utili al Paese. E questo sicuramente è uno dei progetti utili al nostro paese. Grazie e buon lavoro. Bene, torniamo adesso alla parte politica. Chiamiamo per il suo intervento l'onorevole Andrea Cozzolino, che è stato un altro sostenitore dell'emendamento sull'estensione delle reti TEN-T al Parlamento europeo. Grazie. Innanzitutto a Luciano e poi agli altri presidenti di regione un lavoro che abbiamo fatto tutti quanti insieme, che ha prodotto un risultato significativo. Io vorrei ringraziare in modo particolare il mio amico Ivan, perché noi abbiamo fatto un lavoro sull'Italia e per la prima volta abbiamo fatto approvare, vorrei ricordarlo qui, una collega che tra l'altro non è del collegio, perché che lo facessimo io e Paolucci è naturale, siamo del collegio, ma che lo facesse come prima firmataria dell'emendamento Michela Giuffrida, che è una nostra collega del collegio siciliano di Palermo, e ci aiutasse a fare questa battaglia nella commissione dove io sono vicepresidente, affari regionali, e il 21 ottobre consegnare l'emendamento e ottenere il consenso degli altri colleghi non italiani, è stato un risultato davvero straordinario. Grazie, vorrei dire, non faccio torto a Michele, soprattutto alla tenacia di Luciano. Luciano ci ha tormentato per giorni, per notti, per serate, per raggiungerci e ottenere questo risultato. Quindi davvero grazie di questo lavoro di squadra che abbiamo realizzato, e grazie anche ai colleghi, soprattutto parlamentari non italiani, che hanno consentito poi in una seduta del Parlamento a Strasburgo di votare l'emendamento. Alle cose che sono state già dette io vorrei aggiungere: adesso dobbiamo lavorare perché questo progetto abbia quella sostenibilità finanziaria di cui ho sentito adesso parlare da parte del Ministero dei Trasporti, da parte delle regioni attraverso i POR, perché è evidente che adesso c'è da mettere mano a un'azione più operativa di sostenibilità finanziaria per rendere poi visibile e credibile l'operazione che abbiamo messo in piedi. La cornice c'è, ma adesso bisogna lavorare per ottenere risultati. Io vorrei aggiungere solo un punto e qui chiamare i presidenti di regione e la regione macro adriatico-ionica per dire che c'è un altro capitolo che possiamo aprire, che sono soprattutto le città. Possiamo aprire un importante capitolo che riguarda le nostre città, quelle che si affacciano lungo la linea Adriatico-Ionica. C'è tutto un programma che la Commissione europea sta lanciando, proprio in queste ore sta lanciando importanti appuntamenti con europei. Noi dobbiamo collegarci perché lì ci sono risorse significative per rendere anche da questo punto di vista, dal punto di vista delle città, dell'agenda urbana, sostenibile il progetto della macro regione e quindi dare un ulteriore contributo. Sarebbe un grande fatto dal punto di vista non solo di risorse che mobilitiamo, di obiettivi che ci diamo, ma anche dal punto di vista culturale, del modo in cui facciamo socializzare le diverse città che si affacciano lungo la linea ionico-adriatica. Quindi un grandissimo fatto politico-culturale e anche un grande fatto di pace. Vorrei utilizzare da parlamentare europeo, insomma, magari ci fosse una macro regione, lo dico a Sandro Gozzi, che so quanta passione ci mette, quanto impegno ci mette, ci fosse una regione, una macro regione del Mediterraneo in questo momento, che ci consentirebbe di parlare con tante realtà che sono in una situazione difficile in questo momento. Anche la vicenda dell'immigrazione, dei rifugiati, forse con una macro regione, con questo collegamento delle autorità locali, dei comuni, delle città, delle regioni, sarebbe un dialogo di tutt'altra natura anche sul Mediterraneo. Dunque,
davvero grazie del lavoro che state facendo, per quanto credo di poterlo dire a nome di tutta la delegazione dei parlamentari, anche qui senza distinzione, perché hanno contribuito tanti parlamentari anche di uno schieramento politico diverso dal mio e di Paolucci. Abbiamo fatto un lavoro importante, auguri a tutti quanti noi, adesso alla prova dei fatti. Grazie, adesso ho la parola alle regioni, iniziamo con Angelo Sciapichetti che è assessore ai trasporti e reti regionali della regione Marche. Brevissimamente per portare il saluto del mio presidente della giunta regionale, della regione, il mio personale. Questa è un'occasione che senza retorica e senza enfasi io definirei storica per i nostri popoli, per le nostre regioni, per la nostra comunità. E allora bisognava esserci, mi pare che la risposta anche a livello non solo degli amministratori e dei politici interessati, ma di una comunità presente così in maniera massiccia, credo che ci sia già, testimoni la consapevolezza dell'importanza dell'incontro. Io credo che noi siamo di fronte a una sfida importante, affascinante, che ci coinvolge tutti, che dobbiamo saper cogliere, perché qui sta la capacità e la cifra di un impegno, dobbiamo saperla cogliere insieme, perché questa è la vera lezione che noi dobbiamo cogliere dal patto per la connettività che stasera andiamo a sottoscrivere. Insieme le regioni dell'Adriatico, insieme i popoli che si affacciano su questo mare possono vincere delle battaglie, e non solo in questo campo, non solo nel settore di cui oggi stiamo discutendo, ma per esempio penso a un'altra sfida che le nostre regioni comunemente da quest'altra parte dell'Adriatico stanno facendo, delle trivellazioni, ma insieme con gli amici dell'altra parte dobbiamo riuscire a vincere, dobbiamo essere anche orgogliosi, perché oggi penso che i nostri padri costituenti dell'Europa sarebbero stati orgogliosi se fossero stati qui, perché questa è l'Europa che noi vogliamo, questa è l'Europa che noi dobbiamo far crescere, non l'Europa dei no, non l'Europa delle restrizioni, noi ci vogliamo l'Europa delle opportunità, e questa è una grande opportunità che ci viene data e noi dobbiamo coglierla fino in fondo. Grazie e buon lavoro. Grazie all'assessore Sciapichetti. Ed ora un presidente di regione che non ha bisogno di tante presentazioni, Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, buonasera. Quali strategie dunque state adottando insieme all'Abruzzo, Molise e Marche per portare avanti questo importantissimo progetto? Perché insomma c'è bisogno di un'unione di intenti molto forte. Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui, era un po' che mancavo, ma come voi sapete è stata dura all'inizio, mi sono trovato tutti insieme, Ilva, Silella, problemi di gasdotti, oleodotti, buco di sanità. Quindi ho trascurato un po' l'Abruzzo e vi chiedo scusa, ma sappiate che siete sempre nel mio cuore, anche grazie al Presidente che mi tiene sempre informato. E ovviamente inutile dire che devo raccontarvi, quando io ero sindaco di Bari, come voi sapete io non sono proprio tecnicamente un politico, quindi lui era sindaco di Pescara e quelle volte che ci incontravamo mi raccontava di sta storia, così per me confusa all'epoca, di questa strategia ionico-adriatica. Io dicevo, ma insomma lo assecondavo perché non volevo fargli capire che non avevo capito bene di che cosa stesse parlando. E nel frattempo chiedevo informazioni e diciamo la verità, la cosa era piuttosto fumosa, nel senso che essendo io un uomo stramaledettamente pragmatico, facevo fatica ad afferrare questi concetti, però Luciano, che se ne era accorto, diciamo la verità, di questa mia perplessità, ha continuato a seminare nel mio animo, nel tempo. Abbiamo vissuto cose bellissime, elezioni, campagne elettorali, quella del nuovo sindaco di Pescara, insomma, la sua campagna elettorale, e alla fine
siamo arrivati alla conclusione che non so manco io come sono diventato presidente della regione Puglia, quindi mi ha incastrato, perché in realtà credo che lui abbia fatto di tutto perché io diventassi presidente della regione Puglia, perché doveva completare il suo disegno, un po' come fa oggi che ha cambiato le pile al microfono, stabiliva come doveva essere la traduzione, cioè è lui dietro tutte queste cose che avvengono, non scherzate, anzi devo dire che lo stavo dicendo a Sandro, dico Sandro è un grande organizzatore ed è una persona che riesce a vedere anche a distanza di qualche anno, cosa non semplicissima, soprattutto in una vicenda come questa che basta guardare questa cartina. Vi dice questa freccia in che modo noi possiamo pensare di dare una risposta alla questione meridionale, perché la questione meridionale fatta di piagnistei e di proteste serve a poco, ma se uno si fa il conto che si parte da Gioia Tauro, poi si arriva a Taranto, poi si passa per Brindisi, io non so se voi avete mai visto questi tre porti e le occasioni che danno. Questi e l'RFI che costruiscono il collegamento da Gioia Taranto, da Gioia Tauro a Taranto, a Bari c'è il retroporto, poi si prosegue, se riusciamo poi a fare il raddoppio della Lesina Termoli, il presidente del Molise non è venuto, ma troveremo la maniera di risolvere anche questa questione e andiamo su. Noi andiamo su verso l'Europa, non con la valigia di cartone come si faceva una volta, ma con una miriade di occasioni, con fabbriche tradizionali da mettere in sicurezza, ovviamente parlo soprattutto delle acciaierie, è la più grande acciaieria d'Europa, a Brindisi c'è la più grande centrale elettrica d'Europa, la Puglia è il principale produttore italiano di energia alternativa, noi produciamo più del doppio dell'energia che consumiamo in Puglia e mettiamo a disposizione questo di un sistema industriale, il retroporto di Taranto è la zona franca che dobbiamo costituire con infrastrutture già esistenti, tra un mese o due al massimo potranno cominciare a partire i primi treni dal porto di Taranto. Qualcuno, se avete mai visto il porto di Taranto, lo paragona e pensa che possa essere un competitor reale del porto di Rotterdam, la sto dicendo grossa, lo so, però provate a immaginare che significa essere immensamente più vicini al canale di Suez del porto di Rotterdam che sta qui su, e provate a immaginare cosa può accadere anche per uscire dalla monocultura dell'Ilva, perché la macro regione adriatica è un grande disegno collettivo che risolve anche problemi specifici e locali, e questa non dovete raccontarla come di un fatto lontano e inarrivabile che non cambia la vita delle nostre comunità, è una di quelle cose che raccontata, come mi è capitato qualche giorno fa col ministro della cultura albanese, mi fa capire come noi possiamo intervenire restaurando le fortezze veneziane e raccontando della nostra epopea che è fatta di resistenza verso i mori, ma anche di fortezze musulmane che adesso fanno parte del patrimonio europeo. Si può costruire con queste idee. Io so che il presidente Edi Rama tiene moltissimo alla fortezza che si deve restaurare nei pressi, credo nel sud dell'Albania, e ci siamo impegnati ad aiutare a parte che il posto di cui sto parlando è di una bellezza straordinaria, cioè una penisola su un golfo meraviglioso, con questa fortezza araba bellissima, che ne ho già parlato anche all'assessore allo sviluppo economico del Veneto, mi sono permesso di farlo proprio perché il presidente Edi Rama non ama perdere tempo, insomma, accedere anche lui come Luciano D'Alfonso, corrono tutti e due. Ecco, e ho raccontato che nella città di Bari esiste una festa che si chiama la Vidua Vidua, che è la festa nella quale noi festeggiamo l'arrivo della flotta veneziana in salvataggio della città di Bari assediata dai mori. Allora, è possibile che cultura, tradizione e pace, perché la pace si costruisce finalmente conoscendosi e conoscendo gli uni le ragioni degli altri, perché se continuiamo a pensare di appartenere alla cultura quella giusta e di avere contro quella sbagliata, è difficile che la pace possa essere costruita, e non è neanche il caso, come sostiene qualche tecnocrazia, che la pace si raggiunge solo attraverso il denaro, perché non è così.
il vuoto di valori e di pensieri non viene colmato dall'economia. L'economia è al servizio dei nostri principi e dei nostri valori. Peraltro molti di noi militano in formazioni politiche dove questa questione fa parte del nostro DNA. E io mi auguro che questo passaggio verso da sud verso il centro dell'Europa, ovviamente, come è stato detto, salvaguardi il nostro mare, perché questo mare a questo punto è un mare civilmente sacro, è un mare nel quale noi dobbiamo utilizzare ogni risorsa con una estrema cautela, anche per la sua forma. Non è un mare, il Mediterraneo è un mare difficilissimo dal punto di vista ambientale, ma l'Adriatico lo è ancora di più. Possiamo fare in modo che questo mare sia tutelato adeguatamente, senza rinunciare a occasioni di business, ma correlando e facendo la SWOT analysis, quanto è minacciosa una impresa e quanto può darci di vantaggio. Siamo in grado di fare un'operazione così tra i vari stati senza semplicemente correre dietro a qualche multinazionale che improvvisamente si sveglia e dopo 50 anni che l'ENI aveva in qualche maniera censito possibili giacimenti decide improvvisamente, come è successo in Puglia, di fare 12 siti di ricerca col tredicesimo alle Tremiti. Se noi riusciamo e abbiamo tutta la buona volontà, perché nessuno di noi è un ambientalista ideologizzato, anzi qualche volta in maniera un po' in TV ho detto io non sono un ambientalista, perché per certi versi è vero. Sono, è vero, il sindaco che ha demolito Punta Perotti, abbiamo risanato un sito inquinato da tantissimi anni, abbiamo fatto bonifiche di ogni genere nella città di Bari, però io tecnicamente non sono un ambientalista. Cioè, se capisco bene che di fronte ad un'opportunità economica si può anche pensare ad un sacrificio ambientale, ma bisogna misurarla e bisogna fare in modo da poterla spiegare. E questo è il compito del nostro... governo secondo la Costituzione repubblicana, che è un governo regionalista, nel quale è chiaro che il governo nazionale prende la decisione finale, ma il lavoro di intesa con le regioni secondo me rimane centrale, non tanto per prendere in fretta una decisione, ma per fare in modo che una volta presa una decisione si passi dal dire al fare senza contraddizioni. Le regioni sono al servizio del governo, del paese e della riscossa dell'Italia, che non può essere una riscossa solo economica, ma ripeto, la ripresa del ruolo di civiltà che il nostro paese ha sempre espresso nella sua storia e che noi dobbiamo riprendere. Abbiamo perso una guerra solo 60 anni fa, una guerra che non avremmo dovuto fare. Il recupero di credibilità che stiamo conducendo, anche grazie al nostro governo in questo periodo così difficile, può essere sostenuto dalle regioni della strategia Adriatico-Ionica e, se mi permettete, in particolare dalle regioni del sud, che sanno bene qual è la differenza tra vincere e perdere, perché di solito le battaglie noi le abbiamo sempre perse e adesso questa tendenza ad accettare la sconfitta è finita. Questo deve essere chiaro per tutti.